Ore 21, l'appuntamento con pro e contro, tutto l'approfondimento di prima e seconda divisione di Lega Pro ovviamente. Anche stasera parleremo tantissimo di calcio con uno sguardo alla Serie B, però per tutti i nostri telespettatori eravamo in debito con voi della sentenza relativa al processo di appello che riguarda il caporal maggiore Salvatore Parolisi. Bene, dopo 9 ore di Camera di Consiglio, la Corte d'Assise d'Appello del L'Aquila ha condannato Salvatore Parolisi a 30 anni di reclusione, dunque non più ergastolo ma 30 anni per Salvatore Parolisi. Noi vi proponiamo adesso la sentenza, l'audio della sentenza del processo d'appello e poi andiamo all'Aquila. L'Aquila ha letto l'articolo 599 CPP, in parziale riforma della sentenza in data 26 ottobre 2012 del 5 del Tribunale di Teramo, appellata dall'imputato Parolisi Salvatore, ridetermina la pena in anni 30 di reclusione, conferma nel resto. Letti gli articoli 538 e seguenti CPP, condanna l'imputato al rimborso delle spese di patrocinio del grado in favore delle costituite parti civili, che liquida in complessivi euro 3.000, oltre accessori in favore di Parolisi Vittoria, e in euro 6.000, oltre accessori in favore delle rimanenti parti civili. Letto l'articolo 544,3 CPP, fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Udienza. E dunque queste le parole, questa la sentenza che condanna Salvatore Parolisi in secondo grado a 30 anni di reclusione. Noi dovremmo avere il collegamento telefonico con l'Aquila. Abbiamo seguito questa lunga giornata processuale dedicata proprio alla sentenza di appello. Abbiamo il nostro Alfredo Giovannozzi in collegamento telefonico. Non so se mi sente Alfredo, buonasera. C'è in collegamento? No, ancora no. Ancora no, e dunque forse lo riusciremo a sentire tra pochissimo. Intanto, per tornare agli argomenti prettamente calcistici, è iniziato in Serie B il posticipo che ci riguarda da vicino, che riguarda da vicino la nostra regione, quello tra Cesena e Pescara. Vado a presentare gli ospiti di questa serata. Innanzitutto parto con i miei due compagni di viaggio, Andrea Costantini e Francesco Di Francesco. Ciao. Buonasera, salve. E poi dall'altra parte dello studio due giocatori, due difensori. Non si passa perché abbiamo Marco Pomante e Nicolas Di Filippo. Buonasera a tutti. Eccoli qua, avete visto Nicolas Di Filippo e adesso Marco Pomante. Buonasera. Per analizzare dunque le situazioni dell'Aquila e del Chieti, situazioni diametralmente opposte, ne parleremo nel corso della serata. Intanto andiamo a vedere i numeri, partendo dalla prima divisione e ricordandovi che tra un po' andremo proprio al Manuzzi di Cesena, dove c'è per noi Massimo Lupacchini. Ecco la quinta giornata del campionato di prima divisione, quello che interessa più da vicino Marco, con la Salernitana che viola il Puttilli di Barletta 2-0, 0-0 tra Catanzaro e Pisa, sospesa la partita del Barbetti di Gubbio tra Gubbio e Grosseto per impraticabilità del campo. L'Aquila vince 4-1 contro il Viareggio. Nocerina Frosinone 1-3, questa si era giocata venerdì. Paganese Prato 0-1, Perugia Lecce 2-0, Pontedera Benevento 3-1, riposava l'Ascoli. La classifica di questo girone, eccola qua, comanda il Pontedera, come l'anno scorso in seconda divisione, si conferma anche in prima, 13 punti, 11 per il Pisa, 10 per l'Aquila e Frosinone, 9 per Prato e Catanzaro, 7 per Benevento, Salernitana e Perugia, 5 punti per il Grosseto, 3 per l'Ascoli, la Paganese, il Viareggio e la Nocerina, 2 punti per il Gubbio, 1 per il Barletta, chiude ancora a 0 punti il Lecce nonostante il cambio di allenatore, è arrivato in settimana Franco Lerda al posto dell'esonerato Francesco Moriero, ma le cose non cambiano, vince Andrea Camploni con il suo Perugia 2-0. Restiamo sulla classifica, il primo commento lo voglio da Marco, perché Marco, è chiaro che vedendo il Pisa, considerando che l'Aquila Pisa c'è stato un paio di settimane fa e che l'Aquila forse meritava anche qualcosa in più, meritava almeno un punto, insomma viene un po' di rammarico. No, è normale, però rammarico no, perché noi siamo contenti della nostra classifica, di quello che stiamo facendo, perché siamo consapevoli che stiamo facendo per adesso un ottimo campionato in una categoria che è molto difficile, dove ci sono delle corazzate molto forti, però noi
conosciamo la nostra forza, siamo consapevoli della nostra forza e ci giochiamo tutte le partite a viso aperto come stiamo facendo. Senti, De Sousa ha avuto un impatto devastante sulla vostra squadra. Ieri, tra le altre cose, doppietta, però c'è anche da dire che la partita di ieri forse è stata agevolata da quell'espulsione dopo 2 minuti, che c'era tutta del portiere Gazzoli del Viareggio. Agevolata, è normale che però se il portiere non faceva fallo Claudio faceva gol. Quindi alla fine dopo 10 minuti stiamo sempre in vantaggio. Poi Claudio non lo scopro io, non lo scopriamo noi, un giocatore secondo me che in Serie C fa la differenza, l'ha fatto l'anno scorso e lo può fare quest'anno. Senti, la settimana scorsa Andrea Costantini, proprio da questi studi, aveva detto: sono curioso di vedere come si comporterà l'Aquila in casa, soprattutto con una formazione come il Viareggio, non trascendentale come forza, comunque una formazione alla portata, perché l'Aquila insomma ci aveva abituato soprattutto al Fattori un po' a steccare questi appuntamenti che sulla carta invece potevano sembrare semplici. È cambiato questo più l'anno scorso, ti dico, perché quest'anno le due partite che abbiamo fatto in casa abbiamo fatto delle ottime prestazioni. Col Prato abbiamo fatto, togliendo il primo tempo, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Poi abbiamo visto il Prato che in cinque partite non ha subito gol. E poi col Pisa penso che il pareggio ci stava stretto, addirittura abbiamo perso. Però noi siamo consapevoli di aver fatto delle ottime prestazioni. Sapevamo che prima o poi la vittoria doveva arrivare e fortunatamente è arrivata ieri. Andrea, Torno a te perché l'Aquila ha dato la risposta che cercavamo la settimana scorsa. Al di là delle considerazioni giustissime di Marco, che dice insomma con il Pisa soprattutto non solo non meritavamo la sconfitta, nemmeno il pareggio. Ma infatti ho precisato, mentre il Pisa è una formazione di alto lignaggio, il Viareggio è una squadra diciamo di mezza classifica. Certo, ci sono elementi come lo stesso Gazzoli, come Bannucchi, sono elementi chiaramente importanti, però se noi prendiamo il Viareggio è una squadra di fascia media, e l'Aquila, come diceva Marco, soprattutto lo scorso anno con squadre di fascia media in casa ha stentato un po' perché magari il Fattori non sempre aiuta, specie nella stagione invernale, un po' perché magari c'è un calo mentale, non so per quale altro motivo, però sai, il fatto che i risultati dicevano questo. Allora vediamo questa L'Aquila che in trasferta va così bene e che in casa ha giocato queste partite discrete o anche buone con Prato e Pisa, vediamo che risposta dà contro una squadra di medio livello. La risposta è stata ottima, chiaramente ne serviranno altre. Però è una squadra che dimostra che uno non vuole affatto scherzare, che in questo campionato non c'è soltanto per fare presenza per una salvezza automatica, ma vuole giocarsi delle chance importanti per un campionato d'avanguardia e stare lì in un campionato come questo, dove ci sono squadroni, e possiamo vedere la classifica per capire quanti e quali squadroni ci sono, stare lì può essere un grosso vanto e chissà se il Pontedera, che continua sulla falsa riga dello scorso anno, può stare lì al primo posto, l'Aquila io penso che abbia le armi per stare anche lei in quella zona. Proseguirà? Continuerà così? Magari. Lo vedremo, però ripeto, evidentemente avere un buon organico, ma avere anche una buona organizzazione ti permette di stare lì, mentre il Lecce, che è un organico importante, sta lì a 0 punti. Quindi l'Aquila può proseguire. Senti, 4-1 Marco davanti a Zeman. Insomma, la partita più bella che si potesse aspettare, tanti gol. Si è divertito sicuramente. È stata una bella partita, no, a parte quello. Noi siamo contenti della prestazione perché ieri veramente abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo sfruttato quasi tutte le palle gol che abbiamo creato e è andata bene, dai. Zeman che era in tribuna per vedere i due gioiellini, anzi forse erano tre, c'era anche Ferrante che però non ha giocato, Frediani e Ciciretti che ieri hanno fatto una gran partita, tra le altre cose Ciciretti è andato anche in gol. Allora facciamo così, li vediamo tutti i gol di questa quinta giornata in prima divisione e poi li commentiamo in studio. Gol nella quinta giornata di prima divisione. Iniziamo con l'Aquila, dove i rossoblu davanti agli occhi di Zdenek Zeman rullano il Viareggio 4-1. Apre De Sousa su calcio di rigore per l'1-0 dell'Aquila. Ancora la Pantera che graffia al quinto 2-0, destro potentissimo, corcia le distanze il Viareggio ridotto in 10 per il rosso a Gazzoli, sempre dagli 11 metri con Benedetti. Ma a proposito di
Zeman Ciciretti, scuola Roma, si mette in evidenza con questo colpo di testa del 3-1 nella ripresa, gioca sul velluto l'Aquila, arriva anche il 4-1 siglato da Triarico. A Perugia c'è il big match di giornata, Lerda sulla panchina del Lecce non inizia con il piede giusto, l'ex pescarese Gianluca Nicco al secondo minuto porta in vantaggio i perugini di Andrea Camplone che raddoppiano sempre nel primo tempo al 37esimo dagli 11 metri, realizza il bomber Euseppi, Camplone batte Lerda 2-0, stesso risultato ma con una vittoria in trasferta per la Salernitana al Puttilli di Barletta. Guardate quanta gente dietro alla squadra di Sander che vince senza problemi, anche qui un calcio di rigore, quello realizzato da Ciro Ginestra che batte Liverani per lo 0-1, l'esultanza di Ginestra. E poi sempre nel primo tempo Vagenin serve Matteo Guazzo, il colpo di testa del Principe che chiude la partita e regala 3 punti alla Salernitana in trasferta. Altra vittoria in trasferta a Pagani per il Prato che si impone di misura grazie al colpo di testa di Malomo al 10° del primo tempo. Paganese Prato finisce 0-1. Il Pontedera non conosce ostacoli, batte il Benevento per 3-1 al 10° del primo tempo, la punizione vincente di Luigi Grassi, per lui arriverà anche la doppietta nel secondo tempo, stavolta sul calcio di rigore per il 2-0. Il Benevento non ci sta, accorcia le distanze a 6 minuti dalla fine con Cristian Altigné, gran destro sul primo palo, ma dopo la doppietta di Grassi è il turno di Andrea Arrighini, il Pontedera batte il Benevento 3-1, stesso risultato ma con una vittoria in trasferta per il Frosinone nell'anticipo del venerdì al primo minuto. Aurelio porta in vantaggio i ciociari sul campo della Nocerina di Gaetano Fontana. Ecco riproposto il gol di Aurelio, pareggia la Nocerina grazie a Jogan che approfitta di una topica difensiva del Frosinone per siglare 1-1 con il pallonetto che beffa Zappino. La Nocerina potrebbe passare in vantaggio se Lepore non buttasse sul palo questo calcio di rigore. E allora, a proposito di ex pescaresi, ha segnato Nicco, segna anche Andrea Gessa al 40esimo del primo tempo, forse toccando il pallone, aggiustandoselo con una mano. Non cambia però la sostanza delle cose nella ripresa, l'1-3 definitivo lo segna Davis Curiale. E infine a Gubbio, dove la partita non si gioca per l'indisponibilità del campo, 0-0 tra Catanzaro e Pisa. Rientriamo con la parentesi legata al processo Parolisi. Vedete alle mie spalle dall'Aquila il nostro Alfredo Giovannozzi, che adesso non solo sentiremo ma vedremo anche in video. Andiamo da lui per commentare questa sentenza d'appello, 30 anni per il caporal maggiore dell'esercito. Alfredo, ti do la linea per insomma commentare quelle che sono state le prime reazioni, una giornata vissuta intensamente, quella sì, davanti al tribunale dell'Aquila. Grazie per la linea, Jacopo. Allora, siete collegati con l'Aquila, 30 anni di carcere, questo ha stabilito la Corte d'Appello dell'Aquila nei confronti di Salvatore Parolisi. Lo avete ascoltato poco fa, cambiando e modificando la sentenza di primo grado emessa dalla Corte d'Assise di Teramo che aveva condannato Salvatore Parolisi alla pena dell'ergastolo. Dunque 30 anni che non sono l'ergastolo, perché poi ovviamente Parolisi potrà godere di alcuni benefici con il passare del tempo e degli anni. I commenti a caldo, soddisfazione per quello che riguarda l'avvocato Johnny, il legale di parte civile della famiglia Rea. Non hanno voluto parlare i parenti stretti di Melania, il padre e la madre. Lo zio ha solo detto, trattenendo a stento le lacrime, che purtroppo la piccola Vittoria adesso non solo non ha più la mamma, ma non ha più nemmeno un papà. E il fratello di Melania ha parlato, e poi ascolteremo l'intervista
nel corso dei servizi di domani, dicendo non è una vittoria perché qui non si vince, però ne siamo soddisfatti perché la giustizia ha trionfato. Di tutt'altro tenore ovviamente le dichiarazioni degli avvocati difensori Biscotti e Gentile di Salvatore Parolisi, processo indiziario, hanno continuato a ripetere, un processo indiziario dove non ci sono prove certe, e soprattutto l'avvocato Biscotti ha detto i processi penali, sappiamo, finiscono in Cassazione, noi non siamo avvocati che mollano. In questo momento la sentenza è arrivata intorno alle 8, alle 20 e 25, con un leggero ritardo rispetto a quanto era stato annunciato, e io vi rimando ovviamente ai servizi di domani e vi restituisco la linea. Grazie, grazie Alfredo, davvero lavoro impeccabile, come avete visto a ampie pagine anche durante una trasmissione che parla di calcio, ma era una sentenza che si aspettava con trepidazione, soprattutto per vedere insomma di che entità fosse la condanna a Salvatore Parolisi. Torniamo. Però questa è la sponda per dire che mercoledì sicuramente se ne riparlerà nella trasmissione di Roberto Almonte fino a prova contraria, sarà sicuramente incentrata sulla sentenza Parolisi mercoledì sera. Sarà la seconda punta della stagionale, quindi insomma ne approfittiamo anche per fare un po' di autopromozione. Esatto, di autopromozione. Esatto. Allora torniamo invece al calcio giocato, abbiamo visto tutti i gol di prima divisione. Marco, sei un po' preoccupato dalla Salernitana, hai visto, sono andati in gol Ginestra, Guazzo, domenica li affrontate voi. È normale, che sappiamo che affrontiamo una grande squadra formata da ottimi giocatori, però noi andiamo lì e ci andiamo a giocare a viso aperto, come abbiamo fatto a Lecce, abbiamo fatto ad Ascoli, non abbiamo niente da perdere, andiamo lì e ci andiamo a giocare alla pari. Secondo me saranno preoccupati loro, perché alla Rechi segnò Marco lo scorso anno. 2-3. Saranno loro i preoccupati. Assolutamente. Abbiamo parlato di Zeman ieri in tribuna al Fattori. Allora lo andiamo ad ascoltare, soprattutto per sentire cosa pensa dei gioiellini che l'Aquila ha preso proprio in estate dalla Roma. Frediani e Ciciretti, non ha potuto vedere Ferrante, ma insomma poco male. Andiamo a sentire Zeman. No, perché quello che ho visto, primo tempo, a parte che sono avvantaggiati un uomo in più, per me è una squadra che gioca bene, che ha certi equilibri e può fare bene. Mister, i due talentini della Roma sono stati tra i migliori in campo, no? È venuto qui per vederli, Frediani e Ciciretti. Anche sì, per me i ragazzi stanno facendo bene, mi auguro che riescono a contribuire a buon campionato. Se arrivasse una chiamata di squadre di Lega Pro, sarebbe disposto ad accettarlo con un progetto importante che lanci giovani, come fu per il Miracolo Licata a fine anni 80? Vabbè, una domanda, io ripeto, io mi sento allenatore e vorrei allenare, dipende dalle condizioni che si prospettano. Ma tu Francesco ce lo vedi Zeman che torna in Lega Pro? Dopo la Serie A conquistata con il Pescara e quella con la Roma? Penso proprio di no, anche perché non dimentichiamo che lui ha il contratto fino con la Roma fino a giugno, sì, della prossima stagione, quindi dovrebbe rescindere il contratto con la Roma, trovare l'accordo, trovare una società che lo prende, che gli affida un programma in corso d'opera, dovrebbe accettarlo anche lui, credo che insomma proprio, è vero mai dire mai nella vita, però non mi sembra che ci possano essere le condizioni, qualunque possa essere questa squadra, perché che devo dire, ecco, Lecce è ultimo in classifica, ha cambiato già allenatore, quindi non credo che lo possa cambiare nello spazio di una, due o tre settimane o di qualche mese, ma pure se dovesse chiamare il Lecce, il Catanzaro, la Salernitana, insomma. Lo ha fatto nel 2010, per tornare a Foggia, ma lì c'erano componenti ambientali con il ritorno di Casillo, Foggia, eccetera. In quel momento, quindi, lì tra l'altro era completamente diverso, io non credo, sì, che ci siano le condizioni, non credo che Zeman si è visto da quel sorriso, un sorriso sul volto di Zeman fa notizia, quel sorriso come a voler dire, insomma, ma poi è stato onesto, è più forte di lui, è quello il personaggio, dov'è la domanda? Dov'è la domanda? Bella domanda. Avete sentito, quindi. Bella domanda. Marco, intanto per quanto vi riguarda, mercoledì si torna in campo, farete ad Aprilia per la Coppa Italia di Lega Pro, è chiaro che stiamo parlando di due squadre di due categorie differenti. Questa Lega Pro voi come la vivete? Come un ostacolo, magari un mercoledì che poteva essere di allenamento?
No, noi la viviamo come una partita di Coppa Italia, è normale che c'è la possibilità per chi gioca meno per fare minutaggio e mettere in difficoltà l'allenatore. Noi andiamo ad Aprilia per passare il turno, per cercare di passare il turno e speriamo bene. Diciamo, finché sei in corsa è una buona valvola di sfogo per gli allenatori, per far giocare chi normalmente non è titolare. Quindi. Perché invece della partitella del giovedì, la partita del mercoledì con tre punti, magari potrebbe essere vista come, essendoci in palio qualcosa, un'opportunità invece di allenarsi, magari si rimedia un infortunio. Secondo me non ci sono, l'allenatore non ci sono motivi. Io per esempio dico, magari lui non giocherà, ma anche se dovesse giocare, io credo che insomma non ci vuole un grande sforzo mentale per provare a dare lo stesso, ad avere lo stesso impegno, la stessa concentrazione della partita della domenica, e credo che a vincere dia sempre piacere a tutti, insomma. Quindi è vero che uno non sta a pensare, no? L'Aquila non pensa alla Coppa Italia, il Teramo non pensa alla Coppa Italia, l'Aprilia nemmeno, non ci pensa nessuno fino a un certo momento, però dopo a perdere credo che non ci sta nessuno, insomma. Ci dobbiamo fermare, intanto il posticipo di Serie B è ancora sullo 0-0 tra quello tra Cesena e Pescara. Ci fermiamo e poi al rientro avremo anche il collegamento con Cesena per sapere come stanno andando i biancazzurri di Pasquale Marino, a tra poco con pro e contro. Lo ricorderò domani sera. Eccoci rientrati con pro e contro, stiamo parlando di prima divisione, soprattutto dell'Aquila che sta andando benissimo. Intanto siamo al 24esimo nel corso del primo tempo tra Cesena e Pescara. Non so se abbiamo il collegamento proprio con Cesena, vedo alle mie spalle incuffiettato Massimo Lupacchini che ci racconterà insomma come sta andando questo posticipo. Massimo. Sì, io spero che mi vediate e mi ascoltate. Sì. Buonasera Francesco, a tutti gli ospiti. 25 minuti di gioco qui allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, sempre 0-0 tra Cesena e Pescara, gara che finora ha detto poco e nulla, alcune conclusioni velleitarie da parte di Rizzo per esempio, adesso in precedenza ci aveva provato anche Cutolo, dall'altra parte nulla per il Cesena, la novità l'avevamo detto l'ultimissima, no, non c'è la disponibilità di Pellizzoli, tra i pali c'è Pigliacelli delle sorti con la maglia del classe 1993 che comunque è stato preferito a Belardi nel ballottaggio della vigilia di gara. Per il resto il Pescara è con l'11 annunciato, seguiamo questa azione d'attacco, il transone dalla destra è tutto sul portiere, però salta Maniero, sembra arrivarci, c'è fallo, calcio di punizione per la difesa. C'è un clima assolutamente positivo qui a Cesena, sono più di 10.000 spettatori nel catino del Manuzzi, almeno 1.000 sono arrivati anche da Pescara. L'unico problema ce l'abbiamo noi con la rete, perché evidentemente in terra Romagna non è che vanno meglio in altre zone. Qui abbiamo qualche difficoltà sia per i nostri collegamenti sia per i vari aggiornamenti che stiamo facendo per il sito tv6.it. Dicevo, poco da segnalare se non l'ammonizione di un nervosissimo Cascione della gara che dopo 5 minuti di gioco è entrato pausatamente su un avversario, è stato ammonito e subito richiamato dalla terna arbitrale. Certo, se vediamo il Pescara poi magari restituisco la linea allo studio, l'arbitro, il Romano Ciampi. Pescara, la conclusione dalla distanza e Viviani e parlato non di molto, almeno Pescara ci prova con Viviani. 27 minuti adesso il nostro cronometro, c'è 0 perché 0 poi. Grazie a Massimo. Dunque 27esimo 0-0 tra Cesena e Pescara. Continuiamo a parlare di Lega Pro, dell'Aquila che ieri ha vinto insomma diciamo abbastanza agevolmente contro il Viareggio. Intanto può sparire la dicitura Cesena-Pescara, ovviamente abbiamo chiuso il collegamento. La soddisfazione, il più soddisfatto, è il numero uno del sodalizio rossoblu, il presidente dell'Aquila, Corrado Chiodi. Lo ascoltiamo. La squadra si sta costituendo sempre di più, il gruppo è efficace, l'abbiamo dimostrato. E anche se loro hanno avuto questo disappunto iniziale,
però noi, la nostra prestazione è stata ottima e eccellente, quindi dobbiamo stare con i piedi a terra, non dobbiamo illuderci troppo, dobbiamo continuare con questo percorso che è quello più efficace. Abbiamo vinto all'Aquila, che per noi veramente era qualcosa da sfatare. Riusciamo a vincere fuori, magari su campi importanti, e all'Aquila non riuscivamo. Abbiamo vinto, quindi questo ci dà ancora più forza e ci darà vantaggio per le prossime partite in casa, sono sicuro di questo. Queste le parole di Corrado Chiodi, però tu Marco dicevi prima, insomma, il problema del campo arriverà soprattutto in inverno, perché è una cosa che avete sofferto anche lo scorso anno, terreno pesante, super utilizzato soprattutto all'Aquila, questo vi ha creato difficoltà, ci pensate? Ah, per adesso non ci pensiamo, è normale che secondo me, visto l'esperienza dell'anno scorso, è un problema che ci sarà sicuramente, perché non so quando inizierà il cammino di rugby, però già il periodo di novembre, quando inizierà il brutto tempo, il rugby giocherà il sabato e non la domenica, giustamente non troveremo un campo come l'abbiamo trovato nelle ultime domeniche. Senti, e un po' ci può penalizzare. E ci vuoi parlare un po' di Giovanni Pagliari, che sembra, oltre ad ottenere risultati eccezionali all'Aquila, però sembra essersi proprio calato nella realtà aquilana, che è un ambiente non semplicissimo, quello dell'Aquila, dove ci sono comunque delle pressioni, c'è la volontà, insomma nessuno ci sta a perdere, però insomma all'Aquila a volte le pressioni si sentono. Vabbè, beh, lui le pressioni le supera facilmente, perché è un allenatore esperto, un allenatore che ha fatto 400 panchine, quindi di pressioni ne ha sopportate anche tante. Lui è stato bravo l'anno scorso a noi a farci sbloccare mentalmente, perché aveva capito la forza della squadra, sapeva la forza della squadra, però aveva capito qual era il problema. Per noi l'anno scorso era un problema mentale, lui in giro di una settimana, diciamo che ci ha tranquillizzato, ci ha fatto capire la nostra forza, e poi normale che anche grazie a lui che abbiamo vinto il campionato. Marco, ci parli di quei giocatori nuovi che noi conosciamo di meno, perché ad esempio Del Pinto, De Sousa li conosciamo, ci hai parlato dei romani, dei due romanisti, Scrugli, Zaffagnini, che sono i tuoi compagni di reparto, lo stesso Gallozzi che è arrivato, ha fatto subito gol ad Ascoli, poi ha avuto questo contrattempo fisico. Che giocatori sono? Vabbè, Gallozzi è un giocatore che quando troverà la condizione buona è un giocatore che in Serie ci può fare la differenza, un ottimo giocatore. Poi c'è Scrugli che secondo me, come ho detto prima, è un buon difensore, è normale che essendo giovane si esalta molto nei momenti positivi, e nei momenti negativi è uno che lo devi tirare su, lo devi aiutare, però ci sta. Poi Zaffagnini a me mi ha impressionato, io non lo conoscevo come giocatore, mi ha impressionato molto perché è un giocatore che ci mette la cattiveria dal primo all'ultimo minuto e poi è sempre concentrato, umile, è poi un bravissimo ragazzo. Dalla mano invece, che è un po' giocatore, uno dei fiori all'occhiello, no? Dalla mano acquisti. Non è che lo devo spiegare io che giocatore è, però è normale che è un giocatore che adesso non sta al 100%, però anche al 70% può fare la differenza in Cile come sta facendo. Parliamo adesso di seconda divisione, perché abbiamo Nicolas Di Filippo con cui vogliamo capire insomma quello che sta accadendo a Chieti. Ieri anche piccola contestazione da parte della tifoseria, parleremo anche del Teramo pareggiato a Gavorrano 2-2. Vediamo un po' i numeri rapidamente, perché oramai insomma li conoscete a memoria, però per rinfrescarci soprattutto a livello di classifica la memoria, con il Sorrento che vince il derby campano con la Versa Normanna 2-4, il Chieti che perde al 90esimo con il Melfi 2-2 tra Gavorrano e Teramo, Ischia Casertana 1-0, Martina Franca Vigor Lamezia 0-0, Messina Apriglia 2-2, Cosenza Arzanese 2-0, Poggi Bozzi Castelregone 1-0, tutto Cuoio Foggia 2-2. La classifica, la Vigor Lamezia non riesce a fare 5 su 5, si ferma a 13 punti dopo il pari di ieri, Melfi 11, Cosenza 10, Teramo 9, Apriglia 8, Sorrento, Aversa Normanna e Poggi Bozzi 7, Martina Franca, Ischia, Messina e Gavorrano 6, tutto Cuoio, Chieti, Casertana, Castelregone 4, Foggia 3, Arzanese 2. Innanzitutto, nota simpatica, Andrea Cappellacci che supera il Teramo. Sì,
Questo sarà un parallelismo che forse andrà avanti. Ci accompagnerà lungo tutta la stagione. Sì, tra l'altro deve ringraziare Napolano. Sì, non è convinto. Napolano che si è inventato un gol. Cappellaccio, chi se ne frega di Cosenza. Ma abbiamo detto più volte che l'auspicio è che si possa, no, Cosenza, Teramo, Chieti possano andare. Sono 8 posti, quindi. C'è spazio. Vedremo, dovrà ringraziare Napolano perché si è inventato un gol dei suoi. Sì. Tra le polemiche, perché era rimasto a terra il portiere che poi si è rialzato, insomma. Ci sarebbe da discutere su quel gol, però insomma Cosenza è una squadra forte, come lo è il Teramo, e penso che ieri ci sia amarezza per come il Teramo ha incassato questo pareggio, perché se nella partita precedente col Tuttocoio la squadra aveva avuto dei demeriti e a seguito di quei demeriti aveva preso quei due gol dalla fine, ieri il Teramo aveva controllato la partita e non l'aveva chiusa in quelle due occasioni che ha avuto per fare il terzo gol, però non aveva concesso nulla. Poi il Gavorrone è stato bravo a inventarsi questo gol del 2-2 e a portare a casa il pareggio, però insomma ci può stare. Io ieri, mentre riscontravo questa amarezza da parte di dirigenti, giocatori eccetera, ricordavo però che questa è anche un po' una ruota che gira, perché se noi ricordiamo come il Teramo lo scorso anno è arrivato nella finale playoff, allora dobbiamo ricordarci di Foligno Teramo, dobbiamo ricordarci di Teramo Salernitana, di Aprilia Teramo semifinale di ritorno. Cioè, se togliamo i minuti di recupero, il Teramo avrebbe fatto una salvezza quasi anonima lo scorso anno senza playoff. Con i minuti di recupero il Teramo si è costruito la finale playoff. Quindi in questo momento gira meno bene da quel punto di vista, però sono dei momenti, sono anche degli episodi. Importante non abbattersi, perché parliamo di una squadra che, come vedete, è quarta in classifica, imbattuta, e che le partite ha più rischiato di vincerle, quelle pareggiate, che di perderle, soprattutto le ultime due, mentre ad Aversa è stato un pareggio un po' più sofferto. Però insomma, 5 risultati utili consecutivi, sì, non è male, non tutt'altro. È male. Senti Nicolas, invece a Chieti che succede? Ma ci dispiace vederci in questa posizione di classifica, perché come squadra, come società non lo meritiamo. E credo che ci sta mancando un po' di fortuna in queste ultime partite, e spero che la ruota giri anche dalla nostra parte, perché veramente siamo un gruppo compatto e vogliamo uscire il prima possibile da questa situazione. Anche perché, se non erro, tra questa e la prossima settimana, Andrea, correggimi, dovrebbe arrivare anche il punto di penalizzazione per il Chieti, per la fideiussione al momento dell'iscrizione. Quindi teoricamente noi rivediamo la classifica, i punti sono 4, ma si sapeva ad inizio anno che ci sarebbe stato il meno 1, quindi attualmente, virtualmente, il Chieti sarebbe insieme al Foggia in penultima posizione, considerando che questo è un campionato dove insomma se ne salvano 8, sì, però se ne salvano 9. È un campionato che dai 4 punti di Casertana, Chieti e Tuttocoio, non è per rincuorare il Chieti o altre, hai 7 punti del Sorrento e della Versa Normanna, una partita. Una, 3 punti, una partita. Ripeto, è vero, questo vale adesso, fra 3-4 mesi non potrà verosimilmente essere la stessa cosa. Però a oggi sei lì, è la conferma che la classifica è corta, e non ci dimentichiamo che anche lo scorso anno... Guarda il Sorrento, Francesco, Sorrento era partito male, ora ha fatto 2 vittorie. Esatto, ma anche lo scorso anno la classifica restò praticamente corta fino alle ultimissime giornate, dove con 2 o 3 vittorie scalavi 3-4 posizioni, è in alto e anche in basso. Quindi. Senti, ieri Nicolas, alla fine della gara i tifosi hanno chiesto un confronto civile, poi fatto da frontman il tecnico Pino Di Meo, insomma chiedendo la maglia sudata, come spesso si suol dire, chiedendo quell'impegno che forse evidentemente non vedono, perlomeno non al 110%, come va messo in questo campionato. Tu di che avviso sei? Sì, è giusto che diciamo i tifosi tra virgolette si lamentano perché i punti non arrivano, però io posso dire che noi ce la mettiamo sempre tutta, poi il risultato può arrivare o meno, e infatti proprio per cercare di vincere la partita domenica, alla fine siamo andati a perderla. E niente, noi cerchiamo di dare il massimo per far contenti i tifosi e la società, perché lo meritano, però in questo momento ci gira male. Spero la fortuna sia dalla nostra il più presto possibile, perché bisogna accorciare ancora di più questa classifica, perché poi si fa dura. Quindi fin da subito dobbiamo esserci con la testa e dobbiamo fare i punti. Ieri ha suscitato anche parecchie polemiche questo Strippoli di Bari, che ha diretto la partita.
Tra un po' vediamo anche i due episodi che ci interessano. Una volta al 90° minuto Strippoli di Bari, tanto è vero che ieri durante il collegamento dal campo di Chieti Massimo Pacchini mi ha detto: arbitra Strippoli, indovina di che sezione è. Io non sapevo di che sezione fosse, ricordando Franco Strippoli di 90° minuto ho detto sarà di Bari, prendendoci. Vediamo i due episodi da Moviola che hanno, diciamo, condannato il Chieti, perché questo è il rigore negato a 5. Eravamo nel secondo tempo, lo possiamo rivedere. Spinta netta, mi pare. Ma guardate il braccio del giocatore del Murphy. Guarda. Rigore ciclopico. Ciclopico, poi peraltro una squadra come il Murphy, che il presidente del Murphy avrebbe dato torto collo il rigore, sì, cioè ci vuole il coraggio a non dare anche perché questo rigore. Una squadra come il Melfi che si difende a oltranza e poi gli permetti pure questa cosa qua, non segni mai. Difficile far gol alla squadra di Bitetto poi. Questo nel secondo tempo, però poi nel primo tempo... Anche perché, scusami, l'episodio è decisivo, perché se non c'è la spinta quasi sicuramente 5 segna. Può, lì va... Ma, ripeto, lì al di là dell'intervento si vede tale quale il braccio... Perché molte volte questi cross va a finire a dare una, Francesco, una che sono molto alti e tu non puoi giocare la palla, sai, ti viene in mente... Vabbè, è fallo, il rigore va dato. Però non l'avrebbe mai presa. Non l'avrebbe mai presa, è un episodio che non incideva sullo svolgimento della partita. Invece quello qui la sensazione è che 5 possa... arrivare rigore rosso, appunto, rigore rosso, insomma cambia tutto. Nel primo tempo, e quindi facciamo un salto a ritroso temporalmente parlando, nel primo tempo c'era stato questo episodio che riguarda, no, questo è ancora l'episodio da Moviola, questa testata probabilmente su Berardino che cade a terra. Berardino, se non erro, viene ammonito. Comunque, beh, anche Berardino, no, ma anche Berardino, però. De Giorgi, De Giorgi. Sì, per proteste. Per proteste. Qua però sono questi simpatici giocatori, qua ce ne abbiamo due, che in campo, presi dall'animus pugnanti, dal furore agonistico, presi non capisco da che, fanno tutti e due di queste fesserie, come lo vogliamo chiamare, di queste sceneggiate che si potrebbero tranquillamente rispermare. E il giocatore del Chieti non è poi così ci... forte. Ripeto, da come dalle immagini, ma non sembra... pure Berardino, se non sbaglio, fa qualcosa. Io penso che la punizione Berardino alza il gomito. Guardate, e quell'altro, capito? Non svenuto, accende una testata che però non parte. Allora, qui secondo me va risolta pari e patta, nel senso la stessa entità della sanzione disciplinare dell'uno e dell'altro, perché la gomitata non è perfettamente andata a segno, ma è un brutto gesto, come un brutto gesto quello che fa Annoni, se non sbaglio, che sì, però pure lui non porta a termine la sua azione. Ripeto, qui però la metterei pari, sinceramente. Il danno il Chieti l'ha ricevuto sul calcio di rigore non dato, qui sinceramente. A proposito di 90° minuto di qualche anno fa, non Enrico Annoni, Tarzan. No, Tarzan, buon Tarzan. Ex Toro. Andiamo ad ascoltare nel post gara l'amarezza di Pino Di Meo, l'allenatore del Chieti. Arriverà Pino Di Meo. Ah, viene in studio? Sì, forse viene, fa prima ad arrivare qui. Arriverà. Invito a conferenza da Trani, se no. Ok, va bene. Lo sentiamo tra un po'. Però è chiaro che con queste prerogative, Nicolas, come diventa scendere in campo settimana prossima? Avendo la pressione di dover fare risultato, la gente si aspetta che voi lo facciate il risultato. Guarda, già dalla settimana si inizia a vedere quello che sarà poi domenica. Noi dobbiamo restare sereni perché siamo un gruppo unito e ci siamo sempre impegnati anche fino adesso, anche se i risultati non stanno arrivando. Quindi niente, bisogna fare quello che abbiamo sempre fatto, bisogna impegnarsi tutti i giorni in allenamento, stare concentrati e il gioco arriverà e anche i risultati, sono sicuro. Senti, Di Meo, come la sta vivendo questa situazione dall'interno? È chiaro che lui è un tipo focoso, è uno che si accende facilmente, è chiaro che non ci sta a perderle queste partite. Sì, il mister dà tutto per noi, cioè cerca di spronarci in ogni momento e quindi lui ne risente particolarmente quando magari la squadra vorrebbe il risultato ma poi non arriva. E quindi sta soffrendo come tutti noi, però è lui il nostro, diciamo,
capo e deve portarci su, portarsi dietro tutta la squadra e farci tornare a vincere. Anche perché il brutto è che non solo il Chieti ha perso, ma il Melfi, che è una squadra con cui il Chieti dovrà concorrere, sì, alla fine per tenere uno di questi posti, ti si allontana di 3 punti. Sì. Cioè, è stato grave, cioè, anche se la partita è stata un po' iellata per quegli episodi, ma anche fare 0-0, sai, tu mantieni anche nei confronti dell'avversario, che invece ti si allontana ulteriormente. Sì. E il Melfi, io penso che alla distanza dovrà tornare. Tu credi che alla fine il Melfi, quella posizione di classifica, allora, con la Terra? Voglio anche augurarlo anche per l'Abruzzesi, perché parliamo di una squadra. Guarda, se Bitetto salva questo Melfi, gli va fatta una statua. Perché sarà pure una squadra scorbutica, ma se io leggo la rosa del Melfi, al di là di questo Tortori che ha fatto gol ieri, ma io sinceramente vedo una squadra mediocre come livello medio tecnico. È una squadra che ha due centrali grossi, questo Dermacco e questo Cardinale, però non ha grande qualità, è una squadra che sfrutta le ripartenze, però voglio dire, io penso che sarà costretto prima o poi a dover scendere in classifica, se no Bitetto gli devono fare un monumento. Se salva questo Melfi... Ah, toccherà andare a vincere a Melfi al ritorno, Nicola. Sì, dobbiamo andarci a riprendere i punti. Per recuperare. Insomma. Anche quelli dell'anno scorso. È vero, è vero, esatto, che tutti quanti dicono che il calcio è fatto di episodi, l'episodio decide, e in effetti è vero, però è la somma degli episodi che tu devi andare a verificare e come ci si arriva a quell'episodio. Ora può darsi pure che il Chieti in questo momento non brilli, può darsi pure che non dà l'impressione, come diceva lui, di una squadra che sta dando tutto e da quella reazione dei tifosi. Però di fronte, poi sono, se gli, diciamo che contano gli episodi, quell'episodio, guardate come cambia la classifica. Con quell'episodio il Chieti ha il rigore, magari vince, segna, vince, magari va a 7 punti, aggancia il Melfi, va a 7 punti. Si parla di un altro momento del Chieti, che squadra che deve crescere, giovani interessanti, tutte le solite stronzate che tutti quanti, che ci piacciono, chi più chi però meno, diciamo, non è così. È vero. Quello, ripeto, dice, ma ci sta il rigore non dato, il rigore dato, finiamola con la favoletta, sono anni, non mi stancherò mai di ripeterlo, degli episodi che poi si compensano, che a fine stagione non si compensa proprio nulla. Ma non perché non si compensano, perché tu, se non danno i 5 rigori, poi te ne danno 5 che non ci sono, perché i 3 punti di oggi hanno un valore diverso. Guarda i 3 punti di oggi alla lunga, che poi... bravo, che momento diverso vivrebbe il Chieti, che può essere il Chieti, può essere il te, può essere una qualunque, sarebbe con squadra, il Melfi, il Sorrento, la Versa Normale, il Poggibonzo, a quota 7 per il, sarebbe una squadra che sta facendo il campionato per il quale questa squadra è stata attrezzata. Il Melfi 10 punti, quindi il Cosenza secondo con il Melfi. Il Melfi 8 ne avrebbe. Il Melfi ne avrebbe 8. Il giusto, scusa, 8 punti tra il 8 punti. Guardate che momento e che campionato diverso. Ecco perché quando dicono no, si compensano, no, il rigore, l'episodio negativo di oggi è diverso rispetto a un episodio che si potrà verificare fra 3-4 mesi, anche se magari ci saranno partite nella quale al Chieti o un'altra squadra verrà dato un rigore che è dubbio che magari non c'è. Quindi intanto dammi questo. Sì. Ci fermiamo per la pubblicità, poi rientriamo per parlare ancora di tanta Lega Pro e per tornare anche a Cesena per la fine del primo tempo di Cesena-Pescara. Tra poco. Eccoci rientrati per parlare ancora di Lega Pro. È finito il primo tempo a Cesena, tra Cesena e Pescara. Proviamo a collegarci proprio con lo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Sì, 0-0. Vedo che insomma i problemi di internet, Massimo, non è che siano risolti. La situazione non è migliore. Però io credo di no, lo dovete dire voi come mi vedete, ma non riusciamo nemmeno ad inviare una mail, davvero no, incredibile, nemmeno il wifi dello stadio. Ti sentiamo che si pozzi e quindi ti sentiamo male, ti vediamo per quello che sei. Sei così, ma squadrettato. Male. Insomma, poi quando si dice si va a nord e si trovano cose migliori alla faccia, Un saluto a Pomante e Di Filippo, eccolo qua. Ciao, buonasera. Ti risalutano. Bravo. Abbiamo letto bene, bravo. Va bene, Massimo, che primo tempo è stato? Tutto primo tempo.
bruttissimo, partita davvero inguardabile, 0-0, 0-0 in tutto, non ci sono stati tiri in porta, portieri praticamente, a segnalare soltanto lo squallido atteggiamento, e qual è efficiente che il Pescara si porta dietro, parlo di tifosi, perché sono stati sparati soliti petardi, il problema è che lo stadio Mantepicchi e quindi un petardo in campo ha portato alla sospensione della gara per un minuto e mezzo, ma di queste cose io non vorrei mai parlare, però poi è tornato tutto sulla realtà, qualche anno è stato sparato, per il resto della gara nulla da sentire. Grazie Massimo, torneremo a collegarci con te prima della fine della trasmissione e poi soprattutto nello speciale che andrà in onda dopo pro e contro, dopo il TG Flash per insomma sentire le voci dallo spogliatoio del Dino Manuzzi. Ci siamo dimenticati, poi recuperiamo dopo, i gol più belli, tutti i gol della seconda divisione curati da Andrea, tra un po' li vediamo, però prima commentiamo anche questo pareggio del Teramo 2-2 a Gavorrano. Andrea, anche qui ieri insomma durante diretta stadio al 90esimo è successo il finimondo, sì. Cioè non è andata una bene, ci siamo collegati con Chieti, gol di Tortori, arriviamo da voi a Gavorrano 2-2 di Falomi. Di Falomi, sì, però come ho detto in precedenza il Teramo ha giocato a mio avviso una buona partita, un pochettino frenato dopo il gol del 1-0 di Dimash, però è anche una frenata fisiologica, tu aspetti la reazione dell'avversario e magari cerchi di colpire di rimessa, non che Gavorrano stesse facendo chissà che cosa. Hanno trovato il gol dell'1-1 su una disattenzione difensiva, un errore di Gregorio, poi nella ripresa il Teramo ancora una volta in situazione di parità si è rimesso sotto a fare la partita, ha creato delle occasioni, ha segnato il gol del 2-1, ha controllato la partita, ha sfiorato il terzo gol e poi è arrivato questo gol del 2-2, un gran gol, sia nel cross di Ropolo sia nel colpo di testa di Falomi. Brucia, però ci sta pure di fuori casa, soprattutto la reazione della squadra avversaria, l'episodio eccetera, che ti fa scappare in extremis la vittoria, però è una prestazione ed è un 2-2 molto diverso dalla gara con il tutto cuoio, dove lì sul 2-0 la squadra si è fermata ed è rimasta passivamente ad assistere la rimonta del tutto cuoio, ad eccezione di quel, pure lì, l'episodio, quell'errore di Petrella che non ha passato la palla a Casolla. Però voglio dire, la gestione della gara è stata diversa. E poi certo non è neanche facile che tu, ecco, come col Foggia raddoppi e quindi chiudi la partita prima. Le partite spesso si vincono in questo campionato molto livellato con un gol di scarto e ci sta che ti può scappare la vittoria. E io ripeto ancora una volta, guardate quello che è successo lo scorso anno, poi non sempre ti può girare bene, no? Sì. Gli episodi lo scorso anno ti hanno favorito nel momento topico, qui ti stanno togliendo qualcosa, ma siamo ancora inizio stagione e la squadra comunque è compatta, imbattuta e forte dei suoi mezzi, insomma. E poi c'è un Dimash che finché gioca fa stare tranquilli, perché è un giocatore davvero portentoso, che è un fenomeno. Senti Marco, tu dal di fuori, le due abruzzesi di seconda divisione, voi che non ci siete più, insomma, immagino che le guardiate con uno sguardo terzo, come le vedi Teramo e Chieti? Come se vedete la prossima stagione? Il Teramo sinceramente lo sto vedendo bene, perché è normale, le ultime due partite poteva avere 4 punti in più, però penso la cosa dove devono stare tranquilli che ci sono le prestazioni a loro favore. È normale che quando una squadra gioca bene come gioca il Teramo, alla lunga le prestazioni, le vittorie arrivano, e quindi non, secondo me non devono avere problemi, anche perché poi sono allenati da un allenatore come Vivarini, che secondo me è un ottimo allenatore. Per il Chieti, come ho detto prima, è normale che stanno vivendo un momento negativo, ma anche dovuto al mercato che hanno fatto alla fine, perché non solo l'80% della squadra sono arrivati tutti quanti l'ultimo giorno, è normale che la condizione fisica non è granché, però prima o poi arriverà pure anche un po' di fortuna per loro e sono convinto che anche loro possono rialzare la china e vincere un po' di partite. Francesco, è un 2-2 diverso rispetto a quello con il tutto cuoio, dice Andrea, sei d'accordo? Sì, tanto perché fuori casa. Tanto perché il Teramo ha confermato di giocare bene, c'è stata anche la conferma di qualche prova guardando i singoli giocatori,
l'amarezza viene perché hai preso gol al 92esimo, però è vero che un conto è il 92esimo e un conto è l'86esimo, ma non ci dimentichiamo che a Poggi Bonzi hai vinto con un gol a 4 minuti dalla fine. Mo se cominciamo... E al 91esimo Ferri Marina ha preso la traversa. Appunto, bravo, esatto. Quindi ci sono momenti, mo perché è capitato due volte di seguito, così sì. Come quando, io non voglio polemizzare, così come quando polemizzavo che fino a due partite fa il Teramo sono tre partite, quattro partite che chiude in 10 e capita e poi magari mica sempre no appunto però quattro, magari quattro espulsioni consecutive. Ma siamo d'accordo che non capita sempre, però non lo vedo come un dato da mettere in risalto per come la penso io, però può darsi pure che mi sto a una certa età rimbecillendo e quindi voi che siete tutti quanti più bravi, soprattutto più bravi e ovviamente più giovani, non mi riferisco solo a voi due, ci mancherebbe altro, ma chi vuol capire no, invece che capisco il suo discorso se fossero espulsioni per falli violenti come ad esempio quello di quello di Bernardo non è violento ma è plateale, l'unica vera espulsione che, allora sarebbero rilevanti è quella di Bernardo, perché quella di Lulli vedemmo tutti che non era un fallo da munizioni, in più pure se ci poteva stare l'arbitro bravo lì non ammonisce, ma non era da munizione e nei 10 secondi prima c'era stato un fallo al limite dell'area di Casolla. L'altra espulsione fu per pure per somma di ammonizione e capita adesso, ma quindi adesso se per tre mesi e ce lo auguriamo non ci dovesse stare più espulsioni, dopo però ogni partita gli stessi mi dovranno dire, quindi adesso sono tre partite, sono sei partite, sono sette partite. Parliamo di calcio e comincia a far fare i compitini. Comincia a far fare i compitini e non è presunzione. Ti faccio una domanda: hai l'impressione che questa sia una squadra che al primo passo falso, mezzo passo falso, qualcuno la stia aspettando? No, io ho la paura che una squadra, no, non penso. Non penso che c'è chi la sta aspettando. Se poi parliamo degli avversari sul campo, sì. Altri io non vedo nemici dove non ci sono, dove magari se ci sono non me ne frega niente. Qui è stato bravo, no? Sì. Perché ieri sera già sentivo anche questa mattina Speranza. Vabbè, ma allora non possiamo stare in Serie A quando... Speranza, allora non può sbagliare mai. Appunto, stare in Serie A. Bravo, no? Ma poi se quando fa gol il Teramo e bravo il giocatore del Teramo, di tanto in tanto, io mi voglio fermare al Teramo, ma di tanto in tanto ci dobbiamo ricordare che se fa gol l'avversario di fronte a un gol del genere, credo che bisogna l'attaccante bravo... più che il difensore lì, il difensore esatto. Ma lì Falomi parte fuori area di rigore, terzo tempo e stacca così e il difensore non è facile andare a prendere un più che altro lo lascia fare perché dice da lì non può fare gol, invece lui è stato bravo a lasciarlo. Anche un gran cross Marco, perché quella palla è stata di Ropolo, è stata perfetta, tesa e al limite dell'area e la messa nell'angolo. Non lo dico oggi dopo due pareggi per 2-2 e due rimonte subite. Io più che preoccupato aspetto questa squadra di vedere che fase di crescita ha, perché se togliamo Dimas, Speranza e Ferrani, Serraiocco del 93 secondo anno velocemente, dicilo, tanto domani sera lo ridico sempre qua, come si chiama? Teramociani. De Fabretis secondo anno di professionisti, Scipioni 92, Scipioni c'ha qualche anno di più però è 87. Il secondo anno da professionisti, Gregorio 91, Casolla 92. Di Paolo Antonio 92, l'anno scorso nemmeno giocava sempre, anzi giocava pochissimo. Lulli primo campionato, Cenciarelli, primo campionato no, però pure lui 91, sì, ma primo campionato col Teramo, anche primo campionato a un certo livello con una certa responsabilità. Cenciarelli l'anno scorso 5 partite ha giocato ed è un altro, il terzo, Pacini 91 ha giocato molto poco nella sua carriera, appunto, sì. Quindi io invece sono curioso di vedere il Teramo contro le grandi in casa delle grandi. Che personalità, vai a giocare a Messina, vai a giocare a Foggia, vai a giocare a Cosenza. Sono campi. Io mi auguro che Arcuri possa dare un po' di esperienza, di ordine, soprattutto in determinati momenti. Sì. Perché se ieri lui ha visto la partita, lo si intravede dalle immagini. Noi, attenzione, premesso, Lulli e Cenciarelli stanno giocando molto
molto bene. Ieri Cenciarelli, correggimi se sbaglio, ha giocato una super partita. Mi è piaciuto più Lulli ieri. Anche se io personalmente, prima o poi glielo dico in questo momento a Cenciarelli, che quando prende la palla non si deve attorcigliare su se stesso ogni volta tre volte e non me la deve toccare sempre 7-8 volte la palla. Siccome so che gli è stato già detto da chi di dovere, molto amichevolmente glielo dico, no, via etere, che non può essere che tutte le volte è costretto a toccare 8 volte la palla perché non c'è il giocatore libero da servire. Ieri, pochi istanti prima del 2-1, noi eravamo in fase di attacco in 7, compresi i due centrali di centrocampo. Che poi il gol sia nato dalla bravura del Gavorrano, questo nulla toglie ai meriti del Gavorrano e, se vogliamo, anche ai meriti del Teramo, che mi conforta perché ha giocato bene. Però io voglio vedere questa squadra alla lunga che fase di crescita ha, perché mancano un po' di giocatori, secondo me, di una certa esperienza e personalità in grado di, no, non è la solita frase di dire fermi un momento che stiamo facendo, ma qui c'è uno che gioca da un pochettino di anni anche a buoni livelli, e credo che in campo nei momenti negativi è normale che il giovane fa più fatica. Appunto. Senti Andrea, stiamo per andare a vedere i gol di seconda divisione, ma è vero che qualcuno dice che Dimas è un po' sovrappeso? Dimas ha una struttura, cioè, immaginiamo se fosse vero, ma no, io a Dimas, se è questo, lo prendo tutta la vita in questa categoria. Poi ieri quel gol di punizione di Dimas, se lo fa Pirlo, per l'amor di Dio, sto nominando top del top, Pirlo, Totti e gli altri, ce lo fanno vedere per 6 mesi di seguito. La palla resta fuori dallo specchio della porta sempre, tranne nel momento in cui entra. Ha calciato, come dicono, no, con le tre dita, con le sette dita. Dimas ha una struttura, come si dice, di Pirlo. È vero che la prima volta che l'ho visto, pensavo fosse di vedere comunque un giocatore brevilineo. Invece poi, quando me lo sono ritrovato vicino quest'estate, quando è venuto, caspita, è un armadio, non è altissimo ma non è neanche basso ed è possente. Io non so se ci avrà qualche chiletto di troppo, io però, credo di no, però nel senso però, che sia un tipo di giocatore la cui struttura ti dà la sensazione qualche chiletto ce l'ha in più, però tecnicamente lui fa la differenza. Eccolo qua, guarda che gol. Allora, a proposito di gol, ce li andiamo a vedere. Quando l'abbiamo visto l'anno scorso con il Borgo Mugiano era pure così, insomma. Sì, non mi sembra. Che infatti gioca una partita a Lucca spettacolare. Ci andiamo a vedere tutti i gol di seconda divisione curati da Andrea Costantini. Gol ed un solo 0-0 nella quinta giornata del girone B di seconda divisione. Partiamo da Gavorrano e dalla perla di Dimas Gonçalves, magistrale esecuzione da piazzato e il quarto gol consecutivo per il brasiliano. Teramo in vantaggio al Malservisi Matteini, ma arriva sempre nel primo tempo il pareggio della squadra maremmana. Volè mancina bellissima di Nocciolini sulla corta respinta di Gregorio. Nella ripresa la sponda del neoentrato Sassano e un altro neoentrato, Francesco Casolla, segna il suo primo gol in maglia biancorossa con un tocco sporco ma vincente. Al 92esimo però il pareggio di Falomi. Teramo ancora una volta abbrancato nei minuti di recupero, 2-2. E sempre nei minuti di recupero il Chieti perde all'Angelini contro il Melfi, decide il gol di Loris Tortori. Per il Chieti è crisi, il Melfi vola al secondo posto. Spettacoloso 2-2 tra Tutto Cuoio e Foggia a Santa Croce sull'Arno. Apre le danze Sandro Di Giuseppe con questo tiro nell'angolo. Tutto Cuoio in vantaggio, ma il Foggia gioca bene anche se ha bisogno di due rigori per segnare. Il primo se lo procura Cavallaro, che va anche alla trasformazione vincente sotto la traversa. Poi il Foggia andrà al sorpasso, un altro calcio di rigore, fallo di mano da terra del senegalese Baldé. E ancora una volta Cavallaro sarà lucido dal dischetto, esecuzione analoga sempre sotto la traversa, ma nel finale ancora una volta il Tutto Cuoio ha 7 vite e, come a Teramo, raggiunge la parità. A segno ancora una volta Ferretti, 2-2. A Poggi Bonzi la squadra di Marco Tosi vince 1-0 sul Castel Rigone. Il gol partita è di Marco Civilleri, l'assist è di Manuel Pera.
Il Cosenza vince tra le polemiche con l'Arzanese perché resta a terra il portiere dell'Arzanese, si continua a giocare, si rialza il portiere Fiori, ma Napolano dalla distanza inventa una traiettoria delle sue ed il Cosenza va in vantaggio, ma i giocatori dell'Arzanese non ci stanno e protestano davanti alla panchina di Roberto Cappellacci. Nel finale De Angelis va giù in area di rigore e lo stesso De Angelis trasformerà il rigore della sicurezza, 2-0 per il Cosenza. Al San Filippo 4 gol e finisce 2-2 tutto negli ultimi 17 minuti. Che perla, Re Giorgio Corona, palleggio e tiro con il sinistro, vantaggio del Messina, ma il protagonista è il neo entrato dell'Aprilia, Antonio Montella, giocatore napoletano classe 86, il suo diagonale fa secco Lago Marsini. Però a 9 minuti dalla fine il Messina torna in vantaggio, un altro gran gol lo segna Parachi, 2-1, nulla da fare per Ragni, ma l'ultimo assalto, ancora lui, Montella, sorprende un incerto Lago Marsini, sempre con il sinistro, 2-2 al San Filippo. L'Ischia coglie il primo successo in campionato nel derby tutto campano con la Casertana, tiro cross di Schetter, deviazione nella propria porta di Rinaldi, e questo il gol partita. Nell'altro derby campano il Sorrento dilaga sul campo di un Aversa che era in grandi condizioni, sblocca Lettieri in un primo tempo nel quale il Sorrento è davvero debordante. Ancora Lettieri per il 2-0, Aversa davvero tramortita nella prima parte della gara, arriva anche il 3-0, la firma è di Coppola. Nella ripresa l'Aversa reagisce in mischia, il gol del difensore col vizio della rete, Porcaro, 1-3, ma il Sorrento allunga nuovamente, lo fa con uno dei suoi giocatori migliori, Maiorino, che pesca l'angolo alla destra di D'Agostino, accorcia ancora le distanze l'Aversa con Luca Orlando, ma nulla da fare, il Sorrento vince 4-2 al Bisceglia. L'unica partita senza gol è quella del Tursi tra Martina e Vigor Lamezia, Vigor che resta in testa ma non più a punteggio pieno. Rientrati, eccoci, è iniziato il secondo tempo del posticipo in Serie B tra Cesena e Pescara, punteggio ancora fermo sullo 0-0. Diamo spazio ai messaggi, chi ci segue da casa vi ricordo che potete interagire con noi al numero di sms 392-623-7060. Buonasera a tutti, grande L'Aquila, un grande calciomercato, tanti giovani validissimi e altri esperti molto bravi. Abbiamo qui uno che poi è esperto. dell'83. Sono giovane, siamo coetanei, ma il colpo più grosso si chiama Claudio De Sosa, dopo la stagione a Chieti ha ritrovato un'ottima forma, merita minimo la Serie B, scrive Massimiliano. Andiamo avanti, poi ce lo segniamo e ne parliamo. Ma come si fa a commentare una partita che non c'è stata, non si può pagare per vedere 2 minuti di partita? È una regola penosa, ridateci i soldi indietro. Questo, se non erro, si riferisce alla partita di Chieti, forse, in cui ci sono stati problemi alla biglietteria. Sì, sì, sì. Andiamo avanti. Il prossimo, questo forse è vuoto. Ah, ecco. Fatela finita. Allora vince a Lecce e questo è in crisi. Vince Ascoli e questo è inguardabile. Vince con il Viareggio, ma loro erano in 10. Ah, oh, 3 partite ha fatto 9 gol, non so pochi, scrive Massimiliano. Ma chi è che poi mette sempre in discussione i successi dell'Aquila? Ah, non lo so. Come diceva Massimiliano. Ma assolutamente. Perché è un dato di fatto che ieri, dopo 120 secondi, insomma, c'è stata l'espulsione del portiere del Viareggio, calcio di rigore. Poi giustamente Marco ha detto, se non arriva il fallo e l'espulsione, Claudio De Sosa lo segna quel gol. Vabbè, ma è tanto semplice, rimettiamo, chiedo scusi, Luigi, è possibile rimettere il messaggio? Il messaggio di prima. Allora, vince a Lecce e questo è in crisi, perché non è vero che Lecce è in crisi, c'ha 0 punti. Vince l'Ascoli e l'Ascoli è inguardabile, è un dato di fatto. E di Aleggio loro erano in 10. Ha detto pure Pomati, caro Massimiliano, noi abbiamo i fatti e stiamo dicendo che l'Aquila merita dove sta, perché tra l'altro gioca bene. Gioca bene e ci sta l'aspetto che l'Aquila gioca bene e l'aspetto che Lecce in crisi. No, quindi non ci ripetiamo, andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti.
prossimo all'Aquila il problema campo è relativo. Il problema dell'anno scorso era la pressione, 6 anni di pressione, basta che pareggi una partita e fioccano critiche. Quello che sta succedendo a Teramo quest'anno, andiamo avanti fino ad esaurirli. Sono sicurissimo l'Aquila, se continuerà a giocare in questo modo, ce ne andremo in Serie B. Un saluto al nostro capitano Marco Pomante. Dall'Aquila ci seguono davvero, davvero tanto e noi ne siamo contenti. Nicolas, sei fortissimo. Forza Chieti, Emanuele e Maria Sole. Chi sono, Nicolas? Dei parenti. Ah, dei parenti, stanno guardando. Sì. Ok, ok. Buonasera, ma perché c'è tanto nervosismo fra giocatore e allenatore? Forse non si regge la pressione, si deve vincere a tutti i costi? Parlo del Teramo, si capisce. C'è... Andiamo fino alla fine, poi ne parliamo sia dell'Aquila che del Teramo. Era l'ultimo questo? Era l'ultimo. C'è tanta pressione, Andrea? No, c'è la... Diciamo che lo scorso anno il Teramo ha sfiorato la promozione e ora forse c'è un po' di paura di perdere la grande occasione e di ritrovarsi nella categoria superiore, però voglio dire, il campionato è ancora agli inizi, la squadra è partita nel complesso bene, certo si poteva stare meglio, ma io ripeto ancora molto il discorso, si gioca fino alla fine, ci può stare che perdi i punti per strada, altre volte riprenderai. Io penso che per il momento si possa essere contenti in casa teramana dell'organizzazione di gioco, del fatto che la squadra ha fatto punti e dimostri una certa personalità al momento, pur avendo perso un giocatore come Coletti, che non è stato ancora rimpiazzato perché Arcuri ancora lo vediamo all'opera. C'è un po' la paura, dici, sai, poi entri in una spirale, scendi giù, ma insomma il campionato va affrontato e il Teramo ha la consistenza societaria e non per fare un campionato importante, sì, e per ottenere la salvezza. Teniamo conto che a settembre però, anche se sei la Vigor Lamezia e sei in testa con 13 punti in 5 partite, non sei comunque salvo. Cioè non è che tu domani rischi di retrocedere o di andare in prima divisione. Il campionato è lungo, quindi diamo il tempo alla squadra di sviluppare questo campionato. Poi se le cose si dovessero mettere a un certo momento male, ma al momento non si vedono questi segnali, ci sarà il mercato di riparazione, non se ne staranno con le mani in mano. Poi sappiamo il presidente Campidelli che anche lo scorso anno c'era il problema dell'attacco ed è intervenuto prendendo due attaccanti, quindi insomma non c'è motivo, non c'è motivo. Tanto Campidelli non se la prende, speriamo che non debba intervenire. Speriamo di no. Sì, però se interviene come l'anno scorso sì, immagino che con tutto il rispetto per Ambrosini e Uccesi, però in effetti se tu devi intervenire però in effetti sulla Francesco carta, quando il Teramo li ha presi, sì, il discorso è semplice. Dimas sta andando bene, il quarto gol, 4 partite in seguito che segna, ma se Dimas all'inizio del campionato non fosse andato bene, nessuno avrebbe potuto criticare l'acquisto di Dimas, visto tutti i gol che ha fatto l'anno scorso e visto il rendimento lo scorso anno. Capito? Ossia, se tu prendi Pomante, 30 anni, è una vita che gioca, il suo rendimento quando è stato? Quest'anno è andato bene, lì un po' meno bene, ma quando è andato meno bene è da 7. E poi magari viene e tu prendi questo giocatore e non rende come per le aspettative, per quello che ha sempre fatto, capito? Non puoi andare a una critica esasperata subito, proprio perché hai preso un giocatore che dà le giuste garanzie, ripeto, con rispetto per Ambrosini e Occea. L'anno scorso io ho preso le parolacce anche da amici quando dicevo: guardate che Occese gioca bene, evidentemente è l'anno che non fa gol, nemmeno se lo metti solo davanti alla porta non c'è nessuno a 20 centimetri, perché se lo metti a un metro Pomante ride perché ne ha beneficiato, esatto, se lo metti l'ha ricacciata lui, se lo metti a 1,20 e la può tirare fuori a 20 centimetri, penso insomma che 20 centimetri l'altra rapisata, che sta facendo bene alla Lamezia, giustamente le due partite di finale con l'Aquila, non giocò male, però dall'attaccante ti aspetti che giustamente faccia gol, buon bigliettino da visita. Marco, si parlava di mercato. No, scusami, per chiudere, perché ricordiamo che anche il Teramo che ha in rosa Bucchi, che nel giorno di ritorno tornerà e magari porterà in dote, anche se Francesco l'altra volta diceva giustamente, è un'incognita come tornerà dopo un intervento al ginocchio come quello che ha avuto dopo Bucchi. Dopo un anno e mezzo. Però comunque tu c'hai Bucchi, hai Bernardo, che è un giocatore di categoria superiore se tu guardi il curriculum. Quindi c'è Dimash
E poi c'è Paterno e Gaeta, che sono gli attaccanti che sono in fondo alla gerarchia, e se non dovesse andare via, anche se ci sono gli indizi perché vada via, ma se non dovesse andare via c'è anche Ambrosini che... Ma non mi sembra che ci sia quotato. Sì, ma facciamo come l'anno scorso. Io l'anno scorso mi persi, purtroppo andai via, la conferenza stampa al termine di una partita, quella di Coletti, dopo tutti i casini fatti, rigore. Attenzione, rigore per il Cesena e forse espulsione per Pigliacelli. Sì, rosso per Pigliacelli. Abbiamo Massimo Lupacchini in collegamento con noi. Ma non è rosso. Non è rosso. Massimo. Non è rosso, però. Secondo Massimo, ma allora. Il rosso eccessivo, però. Il rosso eccessivo. Rigore netto, ma non è rosso, però. Calcio di rigore per il Cesena. Espulsione, cartellino rosso per Pigliacelli. Da presentare in campo Velardi, calcio di rigore per il Cesena. Espulsione area, il taglio era stato di D'Alessandro. D'Alessandro è entrato nel corso della reso guardia azzurra. Qui nell'occasione è stato pescato in velocità. Il pallone in verticale, buco clamoroso della difesa, è uscito Pigliacelli, Langa colpito rovinosamente il giocatore D'Alessandro, calcio di rigore credo ineccepibile, almeno della nostra postazione, così è bravo. Ecco tardi Velardi in campo, va bene, adesso voteremo anche se è uscito, è tra Velardi a difesa della porta, ripeto, oggi c'era Pellizzoli, ha giocato Pigliacelli, adesso sono in campo anche Velardi. C'è il calcio di rigore per il Cesena, tutto pronto o quasi per la forza, perché Velardi sta aspettando le operazioni minime di riscaldamento. Si stesso va Capitan Tucci quando il cronometro segna il tredicesimo. Altino Manuzzi, c'è ancora da aspettare qualcosa. Ciampi va a richiamare l'attenzione di grazie, parte la rincorsa di Capitan Tucci, Tucci contro Velardi, altro ancora cosa da dire, fischia, parte Capitan Tucci, la conclusione va Velardi, la parola di Velardi, Velardi che blocca, la conclusione di Tucci, rimane tutto in stato, 0-0, ora si vicina, Lucino, la conclusione più di Lucino, la svolta di questa gara, troppo brutto per essere vero. Poi e dunque per fortuna che c'è Velardi che ha parato il calcio di rigore a Succi appena entrato a freddo con il Pescara, che adesso però dovrà soffrire. Ce l'aveva col Cesena Velardi e quindi si è vendicato. Sì, è vero, aveva rilasciato delle dichiarazioni su come era stato trattato da Bisoli, insomma gliel'ha fatta vedere. Velardi che ha preso il posto di Pigliacelli. Poi ha fatto l'inchino verso i tifosi del Pescara. Pescara in 10 perché per inserire Velardi è dovuto uscire Viviani, che non l'ha presa. Pericissimo Viviani. Non l'ha presa benissimo, dai, mettiamola. Per concludere il discorso, mi sembra che la pressione su questa squadra non la sta mettendo nessuno. Se poi la pressione nasce dall'interno o l'avvertono loro anche quando non c'è, prima stavo dicendo alla conferenza stampa di Coletti l'anno scorso che seguiva, se ricordate, no? Determinate vicende, determinate voci, sì. la guerra, chiamiamola tra virgolette, Cappellacci, Campitelle, tutte queste cose qui, e Coletti che disse no, perché mi dovete scusare, nessuno di voi seppe rispondere, perché ci va Coletti, ma queste polemiche chi le ha aperte? Vogliamo rivedere attorno, ma non mi fate rifare di nuovo la storia della passata stagione, di quel momento di polemiche certamente non aperte o messe su né dalla stampa né dai tifosi, anche perché che volevi polemizzare con il termine dello scorso anno che stava facendo il campionato che doveva fare e giocava bene, così come quest'anno. Lo so io, siamo alla quinta di campionato, 5 giornate di campionato. Ha giocato bene, è difficile fare un bilancio. Ha vinto, diciamo, sì, è ovvio che c'è il rammarico, no? Però ripeto, sì. Avevi vinto,
appoggi Bonzi a 4 rammarico non ci sarebbe, non ci sarebbe solo nel caso una squadra vincesse tutte le partite dalla prima all'ultima. Si parlava di pressione, Marco, il telespettatore proprio dall'Aquila diceva che è uno dei problemi che c'è all'Aquila, troppa pressione, magari basta un pareggio oppure qualche passaggio sbagliato di troppo, si comincia a sentire i mugugni. Questo più l'anno scorso, due anni fa, perché è normale. L'anno scorso noi siamo partiti per stravincere il campionato, non per vincerli alle playoff. È normale che poi l'Aquila negli anni passati ha vissuto delle stagioni un po' deludenti. Due anni fa non so se fino a gennaio e febbraio erano primi in classifica e poi le ultime cinque giornate sono uscite ai playoff addirittura. Poi l'anno scorso non siamo partiti benissimo, c'è stato un po' di contestazione. Loro pensavano sempre in negativo, poi fortunatamente è arrivata questa vittoria e dico quest'anno non, pressioni non ce ne sono. Loro sono consapevoli che adesso stanno in C1 e tanti anni che mancavano da questa categoria e è normale che adesso si godono questa categoria e pressione a noi non ce le stanno mettendo, sinceramente. Senti, Nicolas, invece è chiaro che adesso il chiedi che domenica va a Mugnano di Napoli contro l'Arzanese. È chiaro che si comincia ad essere uno scontro, siamo, è vero, all'inizio del campionato, però è chiaro che l'ambiente è quello che è Marco e testimone. L'anno scorso proprio a Mugnano contro l'Arzanese forse arrivò la prestazione più brutta del Chieti, 3-0 alla vigilia di Natale eravamo, sì, praticamente sì. Il Chieti non giocò, è chiaro che quest'anno giocò a Barbone, giocò. Esatto, giocò a Barbone, non so se hai giocato anche tu quella partita, sì, l'hai giocato, è chiaro che quest'anno ci vuole, inutile dirlo, una prestazione totalmente differente, soprattutto perché vi trovate di fronte a una squadra in difficoltà. Sì, sì, ma loro sono in difficoltà, ma non per questo dobbiamo sottovalutarli o altro. Il campo là è un ambiente un po' delicato, loro vorranno sicuramente rifarsi dopo la sconfitta di Cosenza, ma noi dobbiamo lasciar perdere tutte queste altre cose, dobbiamo pensare solo a noi stessi, a fare una buona gara e portare punti a Chieti. Senti, ti faccio una domanda che ho fatto la settimana scorsa anche al tuo compagno di squadra Giulio D'Aleno, perché quello che ci interessa soprattutto del Chieti è sapere, visto che è una squadra costruita in corsa, in ritardo rispetto alle altre, a che punto è la condizione fisica di questa squadra, perché è chiaro che dalla condizione fisica di questa squadra passano anche i risultati, perché la qualità c'è. No, ero giusto. Stavi commentando la partita? Sì, guarda, fisicamente io credo che noi siamo a posto, perché se vai a vedere alla Lamezia, quando eravamo sotto abbiamo spinto fino alla fine per cercare di pareggiare la partita. La stessa partita in casa con l'Ischia, che pareggiavamo e volevamo vincere, fino al 90esimo ce l'abbiamo fatta, però non abbiamo trovato il gol. Anche ieri noi abbiamo spinto fino alla fine, forse anche troppo, e alla fine il gol l'abbiamo preso. E quindi secondo me il problema non è fisico. C'è sicuramente un blocco mentale, come c'è stato ad aprile il secondo tempo, e dobbiamo superarlo perché siamo un'ottima squadra e possiamo far bene in questo campionato. Siamo quasi in chiusura, quindi andiamo a vedere i pro e i contro di questa settimana tra prima e seconda divisione. Devo andare a vedere una del Pescara. Chi parla che come si chiama? Anche questa. Arriva? Grazie. Cioè, hai visto? Pro, Claudio De Souza, altri due gol, uno su rigore, un altro di potenza, di rabbia, davvero attaccante. Frediani avrebbe voluto chiudere il triangolo, la Pantera invece scaglia verso la porta del Viareggio una sassata terrificante. 2-0, poi arriveranno altre reti aquilane, ma il numero 9, come lo scorso anno, si conferma una garanzia in zona gol. Con lui l'Aquila ha messo a segno il colpo. Non sbaglia mai, freddo, lucido, una macchina da guerra, e la Salernitana, la difesa salernitana, già trema al solo pensiero di trovarselo di fronte domenica all'Arechi. Dimas, basta guardare con quale naturalezza segna a Gavorrano, è un fenomeno, anche lui come De Souza una sentenza, 4 volte a segno, e dire che qualcuno viene anche in mente di dire che sarebbe con qualche chilo in più. Meno male, se fosse così possiamo solo immaginare quanto potrebbe essere devastante una volta in forma. Scherzi a parte, è l'uomo in più del Teramo, fa reparto, ma non occorre servirlo in area per ottenere i risultati desiderati, spesso fa tutto da solo e lo fa benissimo.
Pontedera. Si corre davvero il rischio di fare gli stessi discorsi della stagione passata. Prima o poi scoppierà, sono le prime giornate, poi inizierà la discesa. Anche stavolta si è partiti così. Ma la squadra di Indiana invece gioca e vince con una naturalezza davvero sconvolgente. Il Benevento dopo il turno di stop arrivava col vento in poppa. Invece Grassi e Arrighini firmano il successo, confermandosi la coppia più forte del campionato. Contro Arzanese, malinconica all'ultimo posto in seconda divisione. Quando si rinuncia a tanti che hanno fatto le fortune passate e non si è bravi a sostituirli, ecco i risultati. Il rischio concreto è quello di un torneo che assomiglia molto ad un calvario. A Cosenza non era semplice, è vero, i campani reggono un tempo prima di farsi infilare da Giornano Napolano e De Angelis. 2-0 e partita chiusa. Lepore, nell'anticipo del venerdì, sbaglia un rigore sanguinoso. Realizzandolo la Nocerina si sarebbe portata in vantaggio su un Frosinone che aveva accusato il colpo dell'1-1. Il palo invece gli dice di no e spiace addossargli una colpa non tutta sua, ma il suo errore favorisce i ciociari che non credono ai propri occhi e ne approfittano con Gessa nel primo e Curiali nel secondo tempo. Furlan, chiamato in causa dopo 120 secondi per sostituire Gazzoli, il portiere del Viareggio vive una giornata da incubo. Un po' l'Aquila è forte, un po' il portierino ci mette del suo. Il siluro di De Sousa gli passa tra le braccia, quello di Triarico sarebbe più che parabile. In mezzo un tiro al bersaglio durante il quale un po' para, un po' no. Domenica prossima gli toccherà verosimilmente difendere ancora i pali delle zebre contro il Gubbio, sperando che vada un po' meglio di ieri. Non immaginerete mai con chi ce l'aveva Francesco di chi stavamo parlando. Senti, io a Nicolas voglio chiedere due cosette. Uno, rapide. Uno, se ritieni che alcuni dei vostri problemi possano nascere dal fatto che possa mancare un leader. Due, che effetto ti fa vedere la classifica della Serie B ora, in questo preciso momento? Perché lo ricordiamo che Nicolas di proprietà del Lanciano. Sì. No, vedere il Lanciano lì in alto fa sicuramente un bel effetto, ma non mi aspettavo il primo posto, però che facevano bene lo sapevo perché il mister è preparatissimo e la squadra lo segue, quindi me l'aspettavo che facessero bene. Per quanto riguarda noi, io penso che non sia questo il problema perché ci sono giocatori di esperienza come Borgese, Gaeta, Guidone, lo stesso Berardino che comunque è da tanto tempo che è là e sanno come, diciamo, gestire un gruppo, però in questo momento secondo me la cosa che ci sta mancando di più è la fortuna, perché veramente io non avrei mai pensato di perdere la partita con il Melfi eppure abbiamo perso, quindi niente, noi dobbiamo continuare così e sperando che ci giri un po' meglio e recupereremo presto. Beh, la mattina quando tempo ci metti a farti la cresta? No, faccio oppure subito, te lo sistema, lo faccio subito, sì. Ah, sì? Metti un po' di gel nel movimento. Si alzano altri su. Tempi, Francesco. Vabbè, pure tu, Vabbè, tu. A me ormai va da soli, a me 5-6 anni, quindi. è già rodata la cresta. Allora, i gol più belli di prima e seconda divisione. Partiamo con la prima divisione. C'è da dire che c'era più abbondanza nella seconda. Questo è il gol di Grassi su punizione. Abbiamo messo anche se un po' di complicità del portiere c'è, cioè poi non poteva mancare la bomba di Claudio De Sousa. Frediani voleva che chiudesse il triangolo, non se ne parla nemmeno, ma tira una sassata clamorosa De Sousa. E questo è il gol di Altinier del Benevento. Li rivediamo, eccolo qua, li facciamo scegliere a Francesco. Francesco è freme per i gol. Quale ti piace? Quindi a te lo... Sarò partigiano, però. Gol De Sousa. Gol del Cesena, intanto con Pablo Granocci. Al 25esimo del secondo tempo. Quindi era entrato ora. Ah, era entrato adesso. A posto di Succi. Prima di vedere i gol di seconda divisione, andiamo a Cesena da Massimo Lupacchini. Perché in festa. Ma non si sente, non si capisce. Ma del Manuzzi. Ma magari è migliorato. Massimo. Mi sento un po' male, ha segnato il Cesena. Granocci era appena entrato, suggerimento dalla destra, la torre di Sabanelli, che era stato un calcio di punizione dalla tre quarti, battuto con uno schema che si è prolungato a lungo, chiamato da Martina, questo pallone sul secondo palo, la torre di Sabanelli e il colpo sotto misura di Granocci, ha provato e riprovato, è sembrata insomma questa azione che ha portato il Cesena al saggio quando si è arrivati al 26esimo minuto di gioco.
Samba, adesso il Dino Manucci in silenzio, i mille tifosi del Pescara, Pescara è davvero stiamo a riconoscere, ma già da un po'. Dopo. Allora, dunque 1-0 per il Cesena, Massimo dice Pescara che si stenta a riconoscere, lo chiediamo a Marco, insomma Pescara qualche anno ha giocato, Marco anche tu stenti un po' a riconoscere questa squadra. Speriamo bene, adesso è una partita difficile perché giustamente stanno in 10 e poi il Cesena è forte come squadra e speriamo che arrivi il pareggio. Questa è la classica partita tra una squadra che sta bene in un buon momento e una squadra che sta in un momento negativo. Cioè equilibrio. Però e poi di solito vince l'altra, chi sta no, male, e poi l'episodio che cambia l'inerzia è un episodio che ti condanna a te squadra che stai così. E nonostante la parata del rigore, ma il Cesena ora sta dominando. Abbiamo scelto quindi, prima divisione vince Claudio De Sousa, vediamo in seconda. Sì. Facciamo scegliere ai due difensori. Ovviamente c'è Andrea Dimash. Ha scelto Dimash e Marco già mi guarda per dire perché dobbiamo anche scegliere. Beh, però c'erano bei gol in questa giornata. Questo è di Giordano Napolano. Sembra telecomandato questo tiro che cambierà effetto, cambierà direzione 3.000 volte nel corso della traiettoria. E poi vabbè, non avevamo dubbi che avresti messo Giorgio Corona. Scusate. Beh, tra questo e il gol di Dimash è difficile scegliere. Che qui Corona fa un bel numero. Sì. Palleggio, pallonetto sull'avversario. E ho letto su un sito indisponente per tutta la partita, poi è tutto più difficile, insomma, nella giocata da un punto di vista tecnico. Però Nicolas, prima tu e poi Marco, quale scegli? Bello il gol di Corona, però quello di Dimash se ne vede poche volte gol così. Quindi quello di Dimash. Tu Marco? Dimash. Anch'io devo dire la verità. Anche se lui ne fa tanti, non è la prima volta, quindi. Vero, però guarda che ne fa tanti così. Per invece il mio voto platonico lo do a Corona. A Corona, lo sapevamo. Lo sapevamo, questo è il gol di Napolano e poi ci sono c'è anche quello di Corona. Questo di Corona. Questo di Corona, un bel gesto, Stop di destro, palla, palleggio, lob girarsi di sinistro, anche questo è un gran gol. Allora, siamo arrivati in conclusione. Io saluto e ringrazio Marco Pomante, difensore dell'Aquila. Ciao Marco. Ciao, buonasera. In bocca al lupo per la partita di Salerno di domenica prossima. E in bocca al lupo per quella di Mugnano di Napoli per Arzarese Chieti. Nicolas Di Filippo. Buonasera a tutti. Ciao Nicolas. E poi ringrazio Francesco Di Francesco e Andrea Costantini. Povero Ginestra che dovrà marcare Pomante domenica. Esatto. Sarà dura per Ginestra. Sarà durissima. Ne parleremo lunedì prossimo con pro e contro, sempre alle 21, sempre su TV6, appena dopo il telegiornale. Non perdete lo speciale tutto dedicato a Cesena Pescara con le voci dagli spogliatoi. Buonanotte.